Amici di RTR, buonasera, siamo con voi per questo speciale FC Rieti. Siamo qui in Piazza Antonietta, che è la fondatrice dell'Asso Sporting Club. È un amico che ha voluto offrire la location di questa sera. Parliamo di Sergio Battisti, che come al solito è sensibile alle problematiche che si hanno d'estate, in modo specifico quando il calore degli studi di RTR al chiuso non consente di fare questo tipo di trasmissione. È uno speciale con la FC Rieti perché proprio di oggi pomeriggio alle 13 sono usciti i gironi e i calendari della Serie D. Finalmente Rieti sa dove è inserita, ne parleremo a lungo. È il nostro girone G. Lo scorso anno eravamo nel girone E, dove siamo arrivati terzi, un girone che comprendeva le squadre della Toscana e solamente due laziali. Insomma, siamo andati davvero bene. Ci hanno inserito un girone particolare composto da 9 squadre laziali, 8 sarde e una toscana, una nobile decaduta al Grosseto. Bene, parleremo di queste cose e soprattutto di quello che ha portato alla nascita di questa FC Rieti tutta reatina. Finalmente questa sera possiamo parlare di reatinità. E allora ecco il parterre di primo ordine, ve lo presento così, senza ordine sparso, senza diritti diciamo, di priorità, di titoli. È subito l'allenatore Fabrizio Paris, il neo allenatore del Rieti, grazie Fabrizio di essere venuto. Buonasera. Vicino a lui c'è Pierluigi Di Santo, il direttore sportivo, l'uomo che ha preparato questa squadra che ci racconterà tra qualche momento. C'è il presidente Riccardo Curci, buonasera presidente. L'assessore allo sport Vincenzo Di Fazio, per la reatinità. C'è Riccardo Di Genova che ha portato un libricino perché lui si è inventato una poesia della reatinità, poi la racconterà perché parla di personaggi che sono anche presenti qui questa sera. Vicino a lui c'è il sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, buonasera sindaco. C'è il consulente, anzi diciamo il consigliere del presidente Nunzio Rucci, così è nell'organico societario. C'è l'assessore. E giù Alessandro Pezzetti si è messo in fondo e lui ha pilotato un po' questa vicenda della FC Rieti quando l'assessore allo sport Vincenzo Di Fazio era al mare, ma insomma lui ha tirato un po' le fila. Poi c'è il presidente del consiglio comunale Giampiero Marrori, buonasera Giampiero, e il padrone di casa che ci ha ospitato Sergio Battisti. Bene, è tantissima gente e si parlerà davvero di tante cose, ma soprattutto della reatinità. Finalmente era tanto tempo che aspettavamo. Abbiamo una dirigenza societaria tutta reatina, cominciando dal presidente Riccardo Curci, finalmente proprietario al 100%, è lui, non ha problemi con nessuno, è di Rieti, è figlio d'arte perché il padre è stato un grande dirigente della società Amaranto Celeste, finalmente può dirigere la società. Allora, presidente, a te rompere gli indugi. Intanto grazie per l'invito e grazie a Sergio per esserci qui questa sera. Ma diciamo che al momento sì, ho il 100%, però ecco, intanto io ringrazio Mario Grillo che questa sera non è potuto essere qui con noi, che forse arriverà fra qualche minuto, che è una persona che farà parte e prenderà una parte della società e mi auguro che altre persone seguano quello che ha detto Mario e quello che vorrei io, cioè che ci sia una base che sia vicino a noi, che ci aiuti da tutti i punti di vista. Tra 4 giorni comunque inizierà il campionato, giocheremo la prima in trasferta a Civitacastellana con il Flaminia, subito un impegno duro, ma poi ne parleremo col direttore e l'allenatore. Ma per quanto concerne Rieti, la reatinità, quella che sarà il tema di questa sera, insomma vorremmo tanta gente allo stadio, perché insomma conosciamo le vicende, c'è una seconda squadra, peraltro prima come categoria, la Lupa, che gioca nel nostro stesso stadio, ma Rieti e Amaranto Celeste, quindi questo tipo di discorso vorremmo affrontare. Rieti è chiaramente Amaranto Celeste. Noi in questo momento condividiamo lo stadio Centro Italia con la Lupa. Ben 6 partite contemporanee in cui ci dovremmo, tra virgolette, organizzare affinché si possa, uno dei due debba anticipare o posticipare gli incontri. E questo credo che non faccia comunque bene a un manto erboso che è sì in buone condizioni, ma sappiamo tutti che Rieti non è una città dove piove tanto e mi immagino che dicembre, gennaio e febbraio siano mesi assolutamente difficili per noi. Che dire, domenica comincia il campionato e casualmente giochiamo con una squadra in cui gioca una persona che è stato uno degli artefici Sebastian Gatti. Sebagai, che è stato uno dei artefici dei 2 campionati trascorsi, fatti in un modo molto, molto bello, ma anche l'unica laziale che era con noi nel girone dell'anno scorso.
Sarà un impegno difficile perché Fabrizio, che è qui vicino a me, il direttore, si sono trovati in una situazione non certo ottimale, perché dal 13 agosto, il giorno che c'è stato il passaggio delle quote da Franco Fedeli a me, è assolutamente vuota. Per cui Fabrizio si troverà in questo difficile compito di dover assemblare una squadra che con 11 persone nuove, parliamo solo dei titolari, ma non solo, cioè una squadra sarà composta una rosa da 20-22 persone, di cui credo massimo 2-3 persone c'erano fin dall'anno scorso. L'impegno è importante, l'impegno è difficile, l'impegno è molto gravoso, per cui io mi auguro che tutti i tifosi che ci sono stati vicini con molto affetto in questi giorni, perché io non ho potuto per motivi lavorativi essere presente alla prima amichevole, ma mi dicono quella con il Poggio Fidoni, mi dicono una presenza importantissima di tifosi che hanno dimostrato veramente l'attaccamento ai colori Amaranto Celesti, che mi permette di dire che sono unici. La Lupa giocherà con l'Amaranto Celeste, ma è una captatio benevolenza, insomma, cioè bene o male l'hanno fatto giustamente per essere più vicini a questa città. Mi aspetto che ci dia una mano, mi aspetto di vedere qualche abbonamento in più in confronto agli anni scorsi, ma soprattutto quell'affetto in campo, quel sostegno, quel dodicesimo uomo in campo, che quest'anno penso che sia molto importante per noi. È un impegno difficile perché noi vogliamo assolutamente far bene, il minimo è fare un campionato di buona classifica, ma soprattutto un campionato in cui almeno la salvezza è l'obiettivo minimo. È un girone difficile perché 8 trasferte sarde non sono così assolutamente facili, ci sono squadre difficili come anche il Grosseto, che poi è capitata in questo girone, penso che siamo tolto le sarde la trasferta più lunga. La parte, io penso che ci debbano essere vicini, ma soprattutto a loro due, al direttore e a Fabrizio, che si trovano questo impegno assolutamente gravoso di assemblare in 15 giorni una squadra che dovrà dare il massimo in campo. Noi ne siamo certi, questo è l'impegno che io chiederò ai ragazzi, di dare il 110%. Almeno quello, poi vediamo ecco, quello diciamo che succede. Diciamo subito, l'obiettivo sono i 41 punti che equivalgono alla salvezza, quella sarebbe la vittoria del campionato. Perché come no, perché io credo che noi abbiamo, nei tempi assolutamente, io penso che noi, quello che ha fatto il direttore è assolutamente un miracolo, perché ho visto la squadra e posso dire di aver messo in mano a Fabrizio un responsabile più, una bella squadra. Credo che manchi solo una persona oggi a completare il tutto, ma credo che già fin da oggi possiamo veramente, veramente divertirci e dar gioia a chi ci segue. Bene, grazie Presidente, dal Presidente del Club Amaranto Celeste al Sindaco, che insomma è il primo cittadino per cui ha vissuto sulla sua pelle le vicende di questa calda estate sotto tutti i punti di vista. Sì, assolutamente sì, buonasera a tutti innanzitutto, ringrazio RTR e anche io il proprietario di questa struttura che ci ospitano in questa bella occasione per discutere del prossimo campionato che coinvolgerà la squadra della nostra città. Come hai detto bene tu, questa che è appena passata, che sta finendo, è stata un'estate molto turbolenta. Abbiamo portato avanti un'idea che è stata quella di riportare Rieti al centro del progetto che riguarda il calcio della città, con grandi sforzi, grazie all'impegno del Presidente e di chi lo sta aiutando in questa impresa, abbiamo insomma riportato un po' di reatinità nella squadra. Adesso c'è bisogno che la città però stia accanto ai nostri ragazzi, stia accanto al nostro allenatore, alla nostra società, perché c'è bisogno del contributo della città, dei tifosi e di tutti quelli che in vario modo e a vario titolo possono dare una mano e sostenere i nostri colori in un campionato che sarà molto difficile e che però insomma ci deve vedere comunque protagonisti. Io credo che l'iniziativa messa in campo anche dall'amministrazione comunale durante quest'estate sia stata comunque un'iniziativa dal punto di vista appunto amministrativo importante e significativa.
grazie all'accordo raggiunto con la Lupa riportiamo, o meglio portiamo nella nostra città il calcio professionistico e riportiamo e ridiamo, riconsegniamo a Reatini la squadra dell'FC Rieti a pochi mesi dall'ottantesimo anniversario dell'FC Rieti. È evidente che, come diceva il Presidente, dovremo lavorare per una coabitazione il più possibile utile sia alla Lupa che all'FC Rieti. Io credo che sia una grande occasione per gli appassionati di calcio di Rieti avere la propria squadra del cuore e poterla seguire, e oltre a questo poter seguire partite di un campionato professionistico qual è quello della Lega Pro. Credo che questo potrà far bene a tutto il movimento calcistico della città, quindi dobbiamo valorizzare il fatto che ospitiamo anche un'altra squadra nel nostro stadio, perché penso che questo possa essere, come dire, un elemento anche a sostegno dell'esperienza sportiva e agonistica dell'FC Rieti. Io, insomma, insieme a tutta l'amministrazione seguiamo con apprensione e con attenzione naturalmente i destini di tutte le nostre squadre, però è chiaro che, insomma, un po' come il basket, anche il calcio rappresenta lo sport più popolare in questa città e quindi ha bisogno delle attenzioni di tutta l'amministrazione. Io credo, e concludo, che anche la vicenda dello stadio dimostri come un'amministrazione avveduta possa fare un servizio allo sport. Noi, con l'operazione dell'affidamento all'esterno di tutti gli impianti e quest'anno anche dello stadio e poi in un'altra versione della scia e dell'antistadio, facciamo risparmiare le casse comunali, purtroppo ormai esangui, e diamo un servizio alle nostre squadre anche professionistiche, perché credo che, insomma, c'è stato un rapporto proficuo tra chi andrà a gestire chi andrà a gestire lo Stato Centrale e l'FC Rieti. Credo che anche questo elemento possa essere a corredo di questa esperienza sportiva importante nella quale dobbiamo sentirci tutti coinvolti. Allora veniamo alle difficoltà che ci sono state indubbiamente in questa estate nel approntare queste due squadre, perché, insomma, diciamocelo francamente, si è parlato all'inizio di un tipo di fusione che poi fusione non è stata, e forse qualcuno si è anche cullato sul fatto di dire: beh, avendo due squadre a disposizione, una di serie C e una di serie D, il prossimo anno probabilmente sicuramente avremo una squadra in categoria superiore. Insomma, quindi si è lavorato anche sotto questo punto di vista, e chi ha lavorato sotto questo punto di vista sono gli assessori, cominciando dall'assessore allo sport Di Fazio, che io l'ho definito così scherzando uomo di mare, perché è stato negli ultimi 15 giorni al mare quando il caso era aveva preso fuoco. Purtroppo infortunato. Come sono arrivato, mi sono... un incidente, quindi sì. Con la gamba rotta è stato davvero male. Ecco, diciamo, sì, questo vabbè. Tipo di problema esiste, cioè io ho paura che ci culliamo sull'allori nel dire: tanto non fa niente, se va male una c'è l'altra. Sì, intanto sull'uomo di mare io direi che in fondo noi dobbiamo dire questo, nella nostra giunta almeno c'è grossa collaborazione, e io chiaramente ringrazio Alessandro, perché in una fase di mia assenza è stato, diciamo, un validissimo aiuto al mio assessorato, anche grazie alla sua esperienza pregressa, per cui noi siamo stati sempre in contatto, e questa situazione era veramente molto a cuore di questa amministrazione. Con riferimento poi e quindi chiaramente faccio i complimenti a Riccardo, già oggi chiaramente lo faccio ufficialmente, diciamo, di fronte a una telecamera, ma chiaramente con Riccardo ci siamo sentiti veramente molte volte nel corso di quei giorni. Io ritengo che sia importante restituire, come ha detto anche il sindaco, una vera reatinità alla squadra, alla nostra squadra di calcio. Per quale motivo? Per il fatto che abbiamo già l'altro anno abbiamo molto spesso lamentato che probabilmente c'era anche una poca affezione da parte della città proprio per questa poca reatinità espressa dalla squadra. Quindi io immagino che questo possa essere un elemento importante per riportare molto più entusiasmo da parte del pubblico reatino, perché, insomma, identificarsi anche con persone che magari il sabato o la domenica giocano nel campo è importante anche per poi riempirli gli stadi, e questo, ripeto, forse l'altro anno è mancato un po'.
Con riferimento poi alle turbulenze, ai discorsi, alle fusioni presunte o possibili, diciamo che io ho sempre ripetuto e sostengo che questa è una vicenda che è propria delle compagine societarie, cioè sono poi le società che decidono come impostare la loro vita futura e quindi le amministrazioni fino a un certo punto possono subentrare. Però io vorrei anche spostare anche l'attenzione, noi abbiamo la nostra squadra storica che è la FC Rieti, per cui l'ariatinità è espressa assolutamente all'interno in quella squadra. Non ritengo che sia per forza un percorso necessario avere e ottenere una fusione, perché anche la sussistenza di due realtà, anche separate, ma che possano comunque collaborare tra loro, come penso, come ho sentito le parole del Presidente, so che ci sono buonissimi rapporti, comunque sia c'è una coabitazione all'interno dello stadio, comunque sia si possono anche porre in essere delle attività congiunte, delle collaborazioni anche sportive, ma ritengo anche che sia importante pensare che probabilmente molto spesso noi pensiamo che il valore aggiunto sia chiudersi magari in un territorio, invece con questa operazione, che comunque sia per noi vuol dire avere oggi uno stadio adeguato a dei criteri di sicurezza moderni, i criteri che ci richiede tra l'altro la prefettura, la questura, gli organi di pubblica sicurezza, avere uno stadio che si trova in una condizione che probabilmente è veramente ottima, prima parlavamo del manto erboso e di come è tenuto, penso che questo sia già un elemento importante, perché quando giustamente devono essere due le squadre che devono giocare sistematicamente in uno stadio, è chiaro che la struttura deve essere mantenuta con modalità diverse rispetto al passato, perché chiaramente il manto viene stressato e la struttura deve funzionare perfettamente. Per cui io ritengo che intanto oggi noi possiamo dire che noi abbiamo salvaguardato, anzi direi un grandissimo, il più grande appassionato penso del calcio nella nostra Rieti, cioè Riccardo Curci è intervenuto per salvaguardare quello che è la squadra storica della nostra città, ma allo stesso tempo abbiamo lavorato per poter dare ai cittadini un incremento, un miglioramento di quello che è il settore specifico del calcio, perché chiaramente giocare una Lega Pro a Rieti con una squadra che comunque vuole creare anche un'affezione nella nostra città senza pestare i piedi a nessuno, poi mi pare, no? Penso che sia una modalità giusta di ingresso in un territorio. Abbiamo visto che, ripeto, io penso e spero che nel futuro ci siano anche delle occasioni per poter vedere insieme queste squadre affrontare magari qualche partita o comunque sia qualche manifestazione, ma ritengo che ci siano tutte le possibilità, perché ripeto, Riccardo è persona assolutamente ragionevole e appassionata e con il quale per lo più si parla sempre dello sport, e altrettanto posso dire anche degli altri, per cui immagino che possa essere questa situazione, ripeto, possa essere un valore aggiunto per questa città, e ripeto, e ad oggi non possiamo dire altrimenti, atteso che abbiamo una struttura migliorata e che è sotto gli occhi di tutti, insomma. Allora, Alessandro Mezzetti, vorrei coinvolgerlo in questa discussione, la domanda era stata diretta, in qualche modo di farsela un po' dribblata, per quanto concerne i lavori che sono stati fatti allo stadio, sono stati fatti per far sì che si possa giocare una Lega Pro, tant'è vero che sarà agibile solamente la tribuna Valle Santa e la curva sud, se non ricordo male, sarà chiusa la tribuna Terminillo e la curva nord. E in più c'è stata la recinzione esterna che ha dovuto sobbarcarsi l'onere della spesa a tutta la Lupa Roma. La vicenda quindi ha avuto dei risvolti un po' diversi, tu l'hai trattata in prima persona sin dall'inizio. Ma diciamo che, come diceva anche Vincenzo, io credo che nel momento in cui noi abbiamo messo a norma, anche se metà stadio, ma comunque messo a norma metà stadio per poter giocare un campionato professionistico e messe le basi per poter fare in modo che questa società possa nei prossimi anni, perché no, anche diventare un unico soggetto con Rieti, vuol dire terminarlo anche lo stadio e quindi rendere agibile tutte e quattro le tribune, questo vuol dire rendere agibile uno stadio intero, uno stadio che
Tra l'altro è stato anche discusso nella sua agibilità, nel senso che probabilmente questo tipo di recinzione che è stata fatta poteva anche essere, come dire, un passaggio ulteriore anche nei prossimi anni. Invece devo dire che la società si è impegnata da subito per poterla fare in tempi record, tra l'altro sotto la settimana di Ferragosto, e questo ha consentito e consentirà di poter giocare, come tra l'altro è successo qualche giorno fa, la prima partita di Coppa Italia senza alcun tipo di problema. Che cosa vuol dire far giocare un campionato professionistico a Rieti? Innanzitutto, oltre al campionato di Serie D a cui tutti noi siamo legati con l'FC Rieti, abbiamo cercato di attrarre anche altri tipi di investitori come la Lupa Castelli in questo caso, che oltre a rimettere a posto lo stadio, comunque tutte le domeniche faranno vivere uno stadio che da quando è nato probabilmente non ha mai vissuto tutte le domeniche in apertura, e quindi questo vuol dire far venire anche in un campionato professionistico, tra l'altro in un girone particolare come quello del Sud, tifoserie organizzate e molte squadre anche tecnicamente importanti che possono in un certo modo anche visitare la nostra cittadina, lasciano qualche euro nelle casse dei nostri esercizi commerciali, e probabilmente tutto questo serve e servirà anche a noi per aprire un po' le menti rispetto a un campionato che noi onestamente non ricordo, io almeno non ricordo, al di là della C2 di qualche anno fa, questa non è proprio la C2, insomma, diciamo che è la C1, perché non c'è più, perché qui chi vince va in Serie B e non va in C1, ma soprattutto c'è un tasso tecnico, cioè noi quest'anno vedremo squadre a Rieti come il Foggia, come il Lecce, come l'Agrigento, l'Agragas, che è una squadra, il Catania, insomma parliamo di il Benevento che verrà il 13 settembre a Rieti, insomma il Catanzaro, la Casertana, squadre che oggettivamente insomma hanno anche visto palcoscenici diversi dai nostri. Io spero che se come da una parte loro hanno interesse a fidelizzare, come spesso anche il presidente Rosato ha detto, fidelizzare il pubblico reatino, dall'altra noi dobbiamo cercare di fare in modo che questi due soggetti che sembrano così vicini possano in quest'anno, in questo lungo anno sportivo, conoscersi sempre di più e magari diventare un soggetto solo. Io... Scusami, ma la domanda è diretta, l'avevo fatta di Fazio, la faccio anche a te, poi magari possiamo coinvolgere tutti, ma lo scopo qual è? Quello di la fusione il prossimo anno oppure di camminare per vie separate? Questo è il senso. Se mi chiedi da sostenitore del calcio reatino, da amministratore ma da persona sempre molto vicina alla causa Amaranto Celeste, indipendentemente da quando sono amministratore a quando non lo ero, sinceramente io credo che questa città con il nome Rieti possa fare un campionato di Lega Pro. E farlo in questa circostanza, unendo nel tempo, con la conoscenza che dicevo prima, con l'affiatamento che dicevo prima, con la fidelizzazione di un titolo di Lega Pro, probabilmente oggi per vincere un campionato di Serie D e per andare in Lega Pro forse non ci vorrebbero moltissimi soldi. Abbiamo questa società che era in cerca di un impianto sportivo, ha voluto, cioè non ci dimentichiamo che comunque al di là di chi qui sono venuti, hanno cambiato il giorno dopo i colori sociali e sono diventati Amaranto Celesti, hanno conosciuto lungo il percorso Riccardo Curci, che poi casualmente è diventato presidente dell'FC Rieti, ma comunque già in quel momento il nostro presidente aveva avuto rapporti con questa società. Questo vuol dire che il disegno, se le cose andranno come tutti speriamo, quindi che ci sia il rispetto reciproco, che si salvi la Lega Pro, perché tra l'altro il campionato lo devi giocare, quindi se riesci a salvarti, certo il progetto probabilmente cambierebbe nel momento in cui hai due Serie D. Ci salviamo, si salva l'FC Rieti, non si salva la Lupa, probabilmente insomma avere due Serie D ognuno torna a casa propria, forse ha più senso. Cosa, nel senso che allora seguendo il tuo discorso finalizzato a avere una Lega Pro a Rieti con la Lupa, che si investa a fare?
nella Serie D. Sarebbe inutile. Beh, io credo, ora, se tu mi chiedi un mio parere, io sono convinto di una cosa. Allora, l'FC Rieti non è il nome, e per la federazione è una matricola, che è una matricola storica dell'FC Rieti. L'FC Rieti non è mai fallito, o comunque quando è fallito qualcuno ne ha recuperato, e la matricola è la stessa da quando l'FC Rieti più o meno, insomma, è nata. Quella matricola ha una storia, ha una tradizione, ha dei colori, ha delle caratteristiche che comunque non dovevano, secondo me, essere perse, e bene ha fatto questa compagine di dirigenti riatini ad andare a recuperarla, compreso tutto il patrimonio di quel settore giovanile, che comunque è un settore giovanile che fa tutti i campionati elite. E quindi che senso ha spendere di più in quest'anno? Intanto ha senso perché ci si conosce e si costruiscono le condizioni per poter fare il prossimo anno magari un percorso insieme, se i dirigenti decideranno di farlo. Ma soprattutto non ci dimentichiamo che oggi fare un campionato di Lega Pro vuol dire, è probabilmente più costoso fare un campionato di Lega Pro in determinate, con determinate caratteristiche, che fare un campionato di Serie B con altre determinate caratteristiche, così come è più costoso fare un campionato di Serie D in un modo che fare un campionato di Lega Pro in un altro. E nel momento in cui sei in Lega Pro puoi probabilmente anche guardare ad altri scenari, magari sei anche più appetibile per altre per tutta una serie di motivi che conosciamo tutti, dal pubblico ai diritti televisivi, alla possibilità di poter essere appetibili, punto. A 90-100 km da Roma c'è un'altra squadra, e non ci dimentichiamo che nel Lazio in questo momento noi la Viterbese siamo tra virgolette gli ultimi rispetto alle categorie. Il Latina è in Serie B, il Frosinone addirittura in Serie A con un progetto. Quindi aver portato secondo me la Lega Pro a Rieti, anche con un nome diverso in questa fase, ma con i colori che rappresenta una città, vuol dire conoscere anche un tipo di campionato che Rieti secondo me è in grado di poter reggere bene. Questo è il senso. Grazie Assessore, poi torneremo a te, ma vorrei coinvolgere Giampiero Marroni su questo discorso della reatinità. Lui è qui questa sera proprio per questo motivo, perché è uno che vuol bene alla città, vuol bene soprattutto ai colori amaranto celeste. La FC Rieti è l'emblema di questo discorso, è la sintesi. Sì, è chiaro, io per altro vorrei ringraziare diciamo il Presidente Gurci e tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, chiaramente, che hanno lavorato nei giorni passati innanzitutto per cercare di salvare il calcio a Rieti, e quindi credo che sia doveroso da parte nostra chiaramente fare questo riconoscimento. Ecco, io vorrei dire che siamo in un posto che soltanto 3 mesi fa ha visto un evento straordinario. Cioè qui in questa location, come direbbe qualcuno, dove siamo ospitati, ci sono stati praticamente tutti i giocatori del Rieti Calcio. Quindi, verso gli 80 anni, che peraltro saranno, sì, il prossimo anno. Che saranno il prossimo anno. Ma vorrei dire che siamo una società che può permettersi di far venire dei giocatori che giocavano con noi 30, 40 anni, 50 anni fa. E quindi questo dimostra che comunque c'è una storia, ci sono delle radici per quanto riguarda Rieti Calcio. Quindi credo che sia stato molto importante sia quell'evento e sia seguire tutto quello che si è creato nel corso dei mesi passati. Ora, io non vorrei dimenticare che rispetto a tutta questa vicenda si sono innestate anche, diciamo, delle polemiche, come posso dire, anche politiche per certi versi, rispetto a questa vicenda della Lupa, del Rieti. Qualcuno diceva che, insomma, c'era una volontà da parte anche dell'amministrazione, degli amministratori, chissà che cosa, insomma, chissà quali progetti c'erano dietro. Ora, credo che a distanza di un mese e mezzo, possiamo dire tranquillamente che invece c'è stata la volontà da parte dell'amministrazione innanzitutto di salvare il calcio a Rieti, quindi la storia di Rieti, e quindi ribadisco il plauso nei confronti del Presidente Gurci. Dopodiché credo che sia un'occasione
quella della Luva. È un'occasione innanzitutto per tutta la città di andare a vedere un campionato superiore. È un'occasione per la città innanzitutto per sfruttare e valorizzare un impianto come quello che è lo stadio Centro Italia. E poi credo che ci sia il terreno fertile per costruire nel corso dei prossimi mesi un rapporto ancora più fecondo con la Luva e vedere se già dai prossimi mesi ci sarà la possibilità di una collaborazione ancora più profonda e quindi poter costruire nel corso dei prossimi mesi appunto la possibilità magari di poter vedere il Rie di Calcio nella Lega Pro. Io, chiaramente questo è un auspicio, se così possiamo dire, è una possibilità che è diciamo in campo. Quindi l'altro aspetto che credo sia importante è il fatto che comunque il recupero del Rieti ha significato, come diceva qualcuno, anche salvare tutto il settore giovanile. Credo che da questo punto di vista insomma, noi dovremmo investire molto sul settore giovanile, cercare di mettere all'interno del settore giovanile magari competenze, capacità per poter dare la possibilità a tanti giovani reatini magari di affacciarsi alla prima squadra. Su questo chiaramente non vado oltre perché non sono come posso dire, non seguo più il calcio in maniera diciamo assidua, quindi frequente. Quindi non conosco più i calciatori che ci sono oggi anche nel settore giovanile. Questo sarà compito di un tecnico bravo come appunto quello che abbiamo oggi della prima squadra, di vedere se ci sono delle giovani promesse che possono chiaramente andare in prima squadra. Ecco, quindi credo che sarà molto importante anche questo binomio settore giovanile prima squadra per vedere se appunto ci sono le possibilità di poter portare all'interno anche giovani della città che magari domani possono rappresentare un futuro per la nostra. Bene, questo tema lo tratteremo, poi lo tratteremo col direttore, con l'allenatore. Certo, certo, no, ma era un tema così che io mettevo. No, certamente è importante, è fondamentale perché insomma è anche il succo del discorso. Parlavi di storia, di quello che è accaduto qui qualche mese fa e quello che dovrà riaccadere il prossimo anno. E qui c'è il consigliere del presidente, l'uomo di fiducia, che chi poteva essere se non il capitano storico. Lui è il capitano per antonomasia, Annunzio, finalmente hai la possibilità di poter così suggerire, dico consigliare al presidente Curci quella tua esperienza, magari ricordare a lui qualcosa che è molto più giovane di te, lui non conosce. Io intanto la mia figura all'interno di questa società è stata per continuare a parlare di Rieti e non di altre società che in questo momento personalmente non è che mi interessino molto, parlo della Luva chiaramente. Mi piace molto come è nata questa società, mi piace il presidente che conosco da sempre, un imprenditore, un manager, perché anche sotto l'aspetto calcistico ho potuto vedere che in pochi giorni ha messo su una struttura societaria veramente professionale. E quindi sotto questo aspetto sicuramente andrà a migliorare nei prossimi giorni, quando poi si sarà calmato questo primo aspetto. Mi è molto piaciuto la questione tecnica del direttore generale Pierluigi Di Santo, che non conoscevo. Ho trovato una persona squisita, una persona molto competente, e che ha messo su una squadra veramente difficile, ragazzi, mettere in 10 giorni su una squadra e partire fra 4 giorni per la prima di campionato. Quindi veramente un plauso al direttore, che io l'ho seguito tutti i giorni, ho visto la passione e gli devo fare veramente un complimento. Un'altra persona che mi ha veramente, parlo della Rieti perché torno a ripetere, non mi interessano le altre cose, l'allenatore, molto bravo, mi fa piacere che abbiamo un tecnico bravo qui a Rieti, ha dei metodi di allenamento moderni, ha una grinta, ha la passione, la squadra gioca come piacerebbe che anche a me giocasse la mia squadra. Sicuramente sta facendo esperienza e quindi mi fa piacere. L'unico rammarico che io ho in questo momento è che noi abbiamo pochi giovani locali all'interno della società,
e questo è stato pure un po' di critiche che ci sono state. Pochi giovani, nel senso, purtroppo noi siamo costretti a andare a pescare fuori perché hanno una maggiore esperienza. Hanno già esperienza di campionati negli anni precedenti. Però ecco, è proprio lì che dobbiamo lavorare sui settori giovanili, che si parla sempre di questi settori giovanili. Noi avevamo una squadra che l'anno scorso ha vinto è arrivata prima nell'elite del campionato juniores. Sono spariti tutti, nessuno gioca in prima squadra. Allora abbiamo dei problemi. Allora è lì che dobbiamo intervenire, perché questi ragazzi che arrivano a vincere un campionato debbono essere già pronti per poter andare nella prima squadra. Mentre invece sono spariti e non si sa per quale motivi. Forse non li abbiamo portati prima a livello di prima squadra, questo può essere un motivo, però va ricercato, va studiato, la società si deve concentrare anche su queste cose qua. Poi, lo chiederemo sicuramente al direttore. Ma il direttore è nuovo e quindi io parlo non perché volevo, è chiaro che deve parlare per il futuro, però è lì che noi dobbiamo lavorare per i settori giovanili e per quello che sarà poi il futuro di questa società. Perfetto, poi lo chiederemo sicuramente al direttore per Luigi Di Santo, lo chiederemo all'allenatore, ma per chiudere questo discorso di reatinità, perché poi dobbiamo parlare del tecnico e della tecnica di come giocherà questa nuova squadra e quindi del settore giovanile, perché insomma Sergio Battisti mi intriga, mi dovrà rispondere a certe cose. Per la reatinità, diciamo, ha parlato Nunzio Rucci, che è un po' il capitano per antonomasia, è la storia del calcio reatino. Riccardo Di Genova ha avuto la voglia e il piacere di scrivere una poesia che vorrei che raccontasse in dialetto reatino di quello che erano i colori amaranto celesti e quello che era il vecchio comunale Fassini. Sì, grazie intanto a Sveo per l'invito. Noi chiaramente per questa occasione ci eravamo visti 2 anni fa in occasione dell'ultima edizione del premio letterario della poesia in vernacolo. E che è stato chiuso per me in maniera trionfale, perché purtroppo è stata l'ultima edizione, però insomma è stata una poesia che è stata gradita dalla giuria, quindi grazie anche a posteriori ancora. Questa poesia io l'ho fatta 2 anni fa pensando a quello che è stato il mio approccio con il calcio reatino. Io sono andato la prima volta allo stadio nel 1967, quindi parliamo quasi 50 anni fa, e ho vissuto per anni la vita non solo del campo ma anche della società, perché mio padre, come il padre di Riccardo, erano insieme nella società, quindi anche da piccoli abbiamo vissuto la vita societaria proprio all'interno, quindi con le trasferte si facevano con le macchine, i giocatori, non so se si ricorda, 3 per 1 venivano portati, andavamo a Montefiascone, Bolsena e cose varie. E quindi ho voluto riportare in versi una serie di flash di quell'esperienza, e adesso ve la leggo. Chiedo venia per la mia dizione reatina, perché non essendo di famiglia originaria reatina, magari so scrivere ma la lettura magari lascerà a desiderare, comunque farò del mio meglio. Vado. Allora, quando la prima volta da Monello lo boccio mi portò via le Fassini, lo stadio mi sembrò magico e bello, tutta quella gente sui gradini. Campo vecchio stile, bussolana, le righe bianche fatte da Costanzo, la rete intorno a regge la fiumana, pareva proprio d'estate dentro a romanzo. Tra illi che vedevano la partita, potevi trovare faziosi e criticoni, ma la tribuna era comunque unita per tifosi. L'ubello delle imeniche invernali erano le aspre battaglie nell'Ambroffa, fatte da giocatori amatoriali che dell'eroi tenevano la stoffa. Ricordo all'intervallo che Lottino, con il cappello ruscio e ben vestito, cercava da più parte in accendino, facendo innanzi reto all'infinito. Sfide sanguigne con Civita Vecchia, la Stefer, Casalotti, Ottor De Quinto, la gioia della gente era parecchia se lo squadrone nostro era vinto. Oggi però lo sport è un'altra storia, troppo pallone sempre a tutte le ore, ormai i belli tempi sono memoria e non si segue più lo primo amore.
e io pure vedo tanta differenza, per dirla tutta tengo nostalgia, del calcio forse scarso di opulenza, ma semplice, più ricco di euforia. Bravo, grazie. Bravo, bravo. E questa quartina è di augurio per un calcio locale che ritrovi l'euforia, magari con poca opulenza, ma con la creatività che vogliamo vedere anche in campo e sugli spalti. Grazie. Grazie Riccardo. E veniamo al tecnico. Pierluigi, sei stato chiamato in causa tante volte, in senso positivo chiaramente, dal presidente, dall'amministrazione comunale. Allora, sei riuscito in 10 giorni a fare qualcosa di eccezionale. Dal nulla, come diceva il presidente, hai creato una squadra che abbiamo visto da pochi giorni, ancora magari con qualche carico da smaltire, ma una squadra che secondo me, vi parlo a livello personale, è già capace di affrontare un campionato di Serie D. Sì, sicuramente siamo partiti tardissimo perché il presidente che mi ha fatto immensamente piacere, mi ha fatto un praticamente il giorno prima di Ferragosto, se non 2 giorni prima di Ferragosto. Io l'ho sposata in pieno, anche se stavamo in piena estate e quindi stavamo tutti quanti un po' in ferie. Le squadre si erano già bene attrezzate, tante squadre si erano già bene attrezzate e quindi alla fine non era facile mettere su una squadra così in breve tempo. Però grazie anche a quelle che sono le conoscenze che ho ormai negli anni in questo mondo, siamo riusciti comunque a mettere su questa squadra. Manca ancora qualcosina, però già oggi credo che sia una squadra che possa far divertire. Ecco, dicevamo un girone particolarmente difficile a parer mio, più che difficile impegnativo direi, perché a differenza di quello dello scorso anno dove c'era più tecnica e più possibilità di poter giocare al calcio, qui si andrà 8 volte in Sardegna con squadre anche neopromosse ma che non conosciamo, e per le laziali insomma si saranno campi difficili, quali il San Cesareo, Trastevere che è neopromossa, ma anche il Cinzia, la Strela, l'Alba Longa stessa, insomma campi dove non ti regalano nulla e dove magari servirebbe un po' più di grinta alla tecnica che c'era lo scorso anno. Ma io questo campionato, questo girone l'ho fatto tante volte, l'ultima è stata l'anno scorso e quindi conosco comunque bene le squadre che andremo ad affrontare. Certo, sicuramente qualcosa avranno migliorato, qualcuno avrà peggiorato. Sinceramente non sono molto preoccupato nell'affrontare questo girone, credo che alla fine stiamo ragionando anche nell'inserire all'interno di questo organico praticamente composto anche persone che siano comunque calciatori, che siano comunque in grado di poter darci quella grinta e quel dinamismo in più per poter affrontare queste partite, soprattutto in Sardegna, perché comunque in Sardegna, a parte quelle laziali, ma anche perché quelle laziali poi alla fine saranno tutti derby, però quella in Sardegna sicuramente ci sarà sicuramente la necessità di poter avere qualche calciatore che possa affrontare queste gare con un po' più di agonismo. Diceva Nunzio Rucci, praticamente l'esperienza della tavolata di questa sera, che forse lamenta lui pochi giovani reatini nel contesto della prima squadra. Forse si è lavorato male gli anni precedenti, che non abbiamo ragazzi pronti per la prima squadra. Tu non hai visto nulla di importante tra i nostri giovani? Ma i giovani, il settore giovanile ha cominciato da poco la preparazione e sinceramente in questo momento mi sono occupato in modo molto preminente della costruzione della prima squadra, quindi ho visto veramente poco. Io rammento quello che poi fu fatto nel 2004-2005, se ben ricordi noi portammo su all'epoca dalla Juniores Nazionale, portammo su dei calciatori reatini e prendemmo pochissimi calciatori esterni all'epoca under. Io premetto già che questo sarà un mio lavoro, cosa che peraltro è il progetto che il presidente Curci mi ha rappresentato, quindi sarà mio dovere cercare di migliorare, cercare anche di fare in modo che qualche calciatore che in questo momento oggi compone il settore giovanile possa pian piano cominciare anche a calpestare quelle che sono le esperienze di una prima squadra. Questo è quello che io dovrò fare e sicuramente farò. Quest'anno purtroppo non conosco poco il settore giovanile della Rieti, se non per aver visto qualche partita alla Juniores Nazionale, prima perché ci ho giocato contro l'anno scorso e poi perché sono andato a vedere la San Cesario. Però da quello che mi ha detto anche Simone Onestico, alla fine non è che ce ne siano rimasti molti di quelli che c'erano l'anno scorso, anche perché, come diceva il Presidente, abbiamo trovato un po' la scatola vuota. Però questo non ci fa paura e ci metteremo in condizione di migliorare quello che oggi è esistente. A stasera, primo settembre, a 4 giorni dall'inizio del campionato, o è
è completa la rosa, dovrà essere sfoltita perché sono troppi chiaramente i giocatori, sì. Oppure c'è possibilità di qualche nuovo innesto? Stiamo ragionando per portare dentro ancora un'altra pedina, quindi è ovvio che comunque questa settimana, anche perché il mister deve lavorare comunque col gruppo che lui ritiene che debba essere giusto per poter affrontare questo campionato, quindi ci sarà un'ulteriore scrematura, ma stiamo lavorando per portare un altro innesto all'interno di questa cosa per completarla e per dare uno spessore qualitativo in più. Bene, abbiamo parlato di Fabrizio Paris, diceva Nunzio Lucci, bravo, come bravo il direttore. Ma non siamo noi a dirlo che bravo, qualche tempo fa questo signore con la squadra Amaranto Celeste è riuscito a vincere una Coppa Italia, prima volta per la città di Rieti, seppure a livello regionale, quindi insomma Fabrizio Paris non ha bisogno di presentazioni. Grazie innanzitutto di essere tornato a Rieti, questo lo dobbiamo dire, perché i più davano un Fabrizio che già aveva firmato per altri posti, invece alla chiamata del presidente sei subito corso. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Nunzio, ma Nunzio è un amico, è sempre gentile. E poi di fronte ai colori amaranto celesti credo che è difficile resistere, e da parte mia è così, e alla chiamata del presidente che ha rilevato questo club, secondo me giustamente, rispondendo alla domanda di prima che hai fatta, perché c'è una storia, perché Rieti è importante. E poi c'era un settore giovanile, un bel settore giovanile, con squadre che rappresentano categorie elite importanti, quindi secondo me il presidente Riccardo Curci ha fatto una grande cosa. Tornando ai colori amaranto celesti, ripeto, non potevo dire di no, anche se avevo un accordo con un'altra società, però non ci ho pensato neanche un attimo per tornare a Rieti. Il compito dell'allenatore è quello di assemblare la squadra e magari giocatori portati dal direttore generale senza conoscerli, oppure c'è il tuo zampino in questi giocatori che sono venuti. Ne faccio qualche nome, insomma, parliamo di Petrongari che conosci benissimo, poi Raffaele Battisti, insomma, che hai, i giocatori che hai avuti. Sì, ma col direttore non è il primo anno che siamo insieme, abbiamo vinto anche insieme il campionato, quindi collaboriamo sui giocatori, ne parliamo insieme, poi sempre con il presidente, quindi c'è un rapporto sulle scelte, facciamo tutto insieme, quindi poi lui ha logicamente un'esperienza grandissima e mi fido ciecamente, dai. Sì, ecco, diamo un po' di piccantezza, altrimenti insomma siamo di essere monotoni. E vorrei passare il microfono giù in fondo a Sergio Battisti, magari un passaggio così rapido, perché quando si è parlato di settore giovanile vedevo che lui annuiva certe cose e ne lamentava delle altre. Insomma, tu come vedi questa situazione del settore giovanile, che è importante, perché abbiamo già detto che la prerogativa maggiore della FC Rieti e avere i giovani di Rieti. Buonasera. Allora, già il capitano già ha detto molto di questo settore giovanile. Io lamento, dalla scuola calcio partiamo. Tutte le scuole da calcio di Rieti sono nemiche. Sono nemiche. Nunzio, sono nemiche. Perché io parlo con tutti i responsabili, l'uno non parla con l'altro, quindi non c'è collaborazione. E da lì dobbiamo partire per far sì che tutti i ragazzi vengano a vedere la partita della Rieti, perché tutti vogliono vestire questa famosa maglia amaranto celeste. È una cosa che a me dà talmente fastidio, ma dà fastidio a tanti tifosi, a tanti genitori, a tanti, dice, ma quello non parla con me, quello mi ha rubato il giocatore, quell'altro mi ha portato via il giocatore. Poi ne portano via 3 o 4 perché sono amici, i bambini, e vogliono stare tutti insieme. Si potrebbe fare una trasmissione solo per questo e fare una scuola, come dico io, secondo me, secondo la mia opinione, ci vuole poco. Cioè, che cosa vorresti chiedere? Una scuola calcio unica, così seguendo la Rieti, la studentesca, lo Young Rieti, in modo che i migliori ce li danno a noi, la squadra madre, che è la Rieti. Meno spese, meno costi, sia per i genitori, per le squadre,
Basta poco, io dico che ci vuole poco, non è che ci vuole tanto. Cioè questa è una richiesta che tu vuoi fare? No, io non voglio fare richiesta, io dico solamente che è un'idea, ma è mancato a oggi, in tutti questi anni che parliamo di scuola calcio, una persona che cerca di fare un'amalgama fra queste squadre, e il meglio lo prendiamo per questo settore giovanile, che manca. Beh, ma penso insomma sia proprio un problema prioritario questo delle FC Rieti, di curare i giovani di Rieti. Sì, ma se c'era, dopo tutto questo casino che è successo quest'estate, se c'era un buon settore giovanile, bastavano 5-6 giocatori giusti, secondo me la squadra era fatta. Io dico solo questo. Questa è una. Dico solo questo. Cioè, sì, ma io non voglio dire. Anzi, sì, Riccardo, lo sai quello che ho fatto io per la Rieti? Cioè, io dico forza Rieti, ce l'ho nel sangue, no? Come tutti i noreatini. Però quello che io sento dai tifosi che vengono qui in piscina, Sergio, cerchiamo di portare il Reatino. Questo lo dico al direttore: il Reatino, porta il Reatino. Capito? Se io porto. Un macigno, non un sassetto. Sì, il Reatino, porta il Reatino. Poi passo, sì. Ma anche il sindaco, perché a questo punto, insomma. Perché se io porto un giovane di Poggio Bustone, Poggio Bustone viene tutto allo stadio. Poggio Fidoni viene tutto allo stadio. Tutti vengono allo stadio. Io sono convinto che se noi facciamo questo lavoro, ma ci vuole il tempo, non è che ci vuole domani mattina. Noi, però il direttore è al di sopra delle parti, quindi non ma il direttore non lo sa quello che succede col tifoso, capito? Questo è una cosa che io gli voglio ben dire, cioè il tifoso dice ma questi derieti sono brocchi allora, e questo mi vengono a dire. Stamattina posso fare un nome, ma non è bello fare i nomi, però c'era una persona che mi diceva ma ci hanno scartato un giocatore, io non lo conosco, non so, evidentemente ci avrà dei problemi, insomma, no? E mi ha detto guarda stava male, basta. Dicono che è buono, io non lo so, non l'ho mai visto, però sento questa lamentela da parte del tifoso, perché a portare la gente allo stadio ci vuole poco. Io solo questo dico. Beh, forza Rieti. Al sindaco, al presidente Arucci, perché insomma dovranno sicuramente. Posso chiarire questa questione, perché giustamente anche io sono in mezzo ai tifosi, li conosco tutti, molte volte mi vengono a dire. Io prima ho detto una cosa, l'anno scorso la Juniores ha vinto un campionato e poi sono noi. È arrivata seconda, vabbè, ma insomma ha vinto, poi ha fatto i playoff. Ma il problema è proprio lì, è che la società deve migliorare, non perché quest'anno quei ragazzi non erano pronti per la prima squadra, giustamente, non erano mai stati portati nella prima squadra l'anno scorso, sì, cioè l'anno scorso la società aveva dimenticato questa squadra, non si può prendere un ragazzo dalla Juniores e portarlo in prima squadra, bisogna che già gli sia dato il tempo per poter crescere insieme ai grandi, ecco perché dico che la società deve migliorare sotto questo aspetto, e sono sicuro che Pierluigi farà questo nel futuro di questa società, perché noi dobbiamo prendere i ragazzi prima, quando hanno un anno, due anni, e portarli sopra. Allora sì che porteremo nei prossimi anni 5, 6, 7, 8 ragazzi di Rieti a giocare con la prima squadra. Sindaco, il sociale quindi. Sì, no, noi abbiamo detto spesso che salvare l'FC Rieti significava soprattutto salvare il settore giovanile, il vivaio, e quindi dare l'occasione a tanti ragazzi di Rieti di giocare a calcio. Bisogna assolutamente coltivare il settore giovanile e vivai, perché da lì bisogna ripartire anche per dare un futuro alla società, e questo è necessario soprattutto in una realtà dal punto di vista economico medio-piccola come la nostra. Io credo che insomma riuscire ad ottenere in futuro la possibilità di schierare giocatori reatini potrebbe essere davvero il vero valore aggiunto, perché per un verso aumenterebbe il senso di appartenenza dei giocatori alla maglia, e quindi dall'altro verso aumenterebbe anche il legame tra la città e la squadra. Non c'è dubbio, quello che si è detto prima, è evidente che insomma una squadra piena di giocatori locali aumenta
aumenta anche il legame con la città, questo non c'è dubbio. Io credo che si debba lavorare in questa direzione, è evidente che per i tempi con i quali è stata composta la squadra di quest'anno sarebbe stato impossibile fare una selezione e quindi magari puntare anche sui giocatori di casa nostra, quindi noi in questa occasione non possiamo che ringraziare chi ha contribuito a fare la squadra che ci permetterà di difendere i nostri colori nel prossimo campionato. È chiaro che per il futuro, in prospettiva, è assolutamente necessario lavorare con i giovani, è sicuramente necessario coltivare il settore giovanile, perché lo sport è un grande aggregatore sociale ed è un grande veicolo anche di appartenenza alla comunità. L'obiettivo dell'FC Rieti, secondo me, nel futuro dovrà essere quello di aumentare i ragazzi che fanno sport e che soprattutto fanno calcio in questa città. Noi abbiamo un problema, questo è un problema di carattere generale, ci sono troppi bambini che non fanno sport, ci sono troppi ragazzi che non sono mai andati allo stadio a fare sport e troppo spesso rimangono davanti alla televisione o davanti al computer o magari di fronte a un tablet. Noi dobbiamo invertire la tendenza, in una realtà come la nostra è possibile. È vero, come diceva Battisti, c'è un'eccessiva conflittualità, ma questo avviene non solo nel mondo del calcio ma in questa città, purtroppo in tanti ambiti. Io credo che un FC Rieti guidata e animata dai reatini possa essere anche uno strumento per riunire il movimento calcistico, e questa è un po' anche secondo me la missione che ha il presidente Curci, l'allenatore, tutti i reatini che hanno a cuore insomma anche le sorti della città. Quindi io credo che anche il messaggio che può dare la squadra è proprio questo, cioè uniamo la città intorno al calcio, uniamo la città intorno all'FC Rieti, che deve diventare il punto di riferimento di tutte le scuole calcio e di tutte le altre squadre di calcio livello dilettantistico che sono sul territorio. Questo è un obiettivo ambizioso, ma dobbiamo coltivarlo insieme e l'amministrazione comunale sarà accanto alla società. Presidente Curci. Ma andiamo a toccare secondo me il tasto più importante della, perché io ritengo che quello che ho fatto io è una pazzia, perché una persona sana di mente non può prendere una società nel modo in cui l'ho presa io. Io mi sono trovato di fronte a una situazione importante, o questo o muore il calcio a Rieti. Diciamo che più di qualcheduno mi ha detto che sarebbe stato opportuno che morisse il calcio a Rieti. Io non l'ho mai pensato, non l'avrei mai fatto morire. Ma questa mia, ripeto, pazzia, perché veramente, cioè, quello che ho fatto secondo me non è da imprenditore, cioè, l'atto che ho fatto è solamente, si può fare solamente per passione, amore per una cosa, nasce con uno scopo, il settore giovanile. Premesso che io, quando avevo deciso l'anno scorso di lasciare la compagine, comunque ho fatto l'espressa richiesta tramite il mio legale di gestire il settore giovanile. Per quale motivo? Che a me l'anno scorso da reatino è assolutamente dispiaciuto che una squadra juniores, come ha detto Nunzio, arrivata seconda, non ho visto esordire un minuto che dico uno, un giocatore di Rieti. E questo secondo me è impossibile, e questo è cosa ci ha precluso anche, che i giocatori che giocavano nella juniores non avevano nessuna esperienza, per cui per noi è stato difficile quest'anno andare a cercare qualcuno che comunque giocava sì nella juniores ma fosse pronto per la prima squadra. Non ci possiamo permettere al momento di avere persone che comunque hanno poca esperienza. Abbiamo scelto, non è che ne avevamo tanti oltretutto, perché come sapete tutti quanti con immenso dispiacere sono travasati dalla maglia marrandoceleste alla maglia rossoblù. L'impegno mio è, Sergio ha pienamente ragione, io quando sono stato presidente 2 anni fa la prima cosa che feci è convocare tutte le società della provincia per avere rapporti ottimi con tutti. Ci ho provato, non è stato assolutamente facile perché è stata una gestione un po' difficile quella del primo anno, ma l'impegno mio è quello di sedermi a tavola con tutti e cercare di fare quello che sia giusto fare. Cioè, è un po' difficile nei Radini perché il Radino cerca sempre la polemica, cerca sempre la divisione, la scissione. Però la cosa più semplice è mettersi, cioè dobbiamo capire che la nostra città è piccola, se ci mettiamo tutti assieme possiamo provare a fare qualcosa, se cominciamo a dividerci in tutti i piccoli feudi non riusciremo mai a portare avanti niente. Con orgoglio posso dire che a oggi noi abbiamo, credo, 7 reatini, sono 8 reatini nella rosa della prima squadra, e credo che tra 8 e 1 l'anno scorso, che era il capitano Pezzotti e qualche ragazzo in banchina, ma che qualche ragazzo veniva tutti dalla juniores, che se non erro, non voglio far polemica, ma la juniores era una squadra basata su molte persone di Roma, cioè su molte persone che non venivano solo da Rieti
ma venivano anche da fuori. Quest'anno sarà una juniores basata sulla reatinità o la provincia di Rieti, che cambia decisamente. Sarà una juniores fatta sotto età, non sarà una juniores fatta per vincere il campionato con persone anche grandi che non avevano futuro, che l'anno scorso hanno giocato persone anni 95 che potevano fare solamente una parte del campionato juniores, per cui queste cose cambiano. Il direttore sa benissimo che per me la vittoria mia è salvarmi, ma vedere qualche ragazzo che dalla juniores non va in panchina, ma che fa qualche minuto in Serie A. Chiedo scusa, in Serie A. Magari. Qualche magari. Soli voli pindarici, però insomma mai dire mai, perché poi il calcio, basta dire che il Frosinone, cioè quando io e Riccardo andavamo a vedere le partite, mi ricordo le partite a Serie D, Frosinone oggi si trova in Serie A, come? Ci è riuscito, grazie a persone professionali, e io ringraziamo Dio, ho avuto la fortuna di sceglierne uno giusto, per cui il settore giovanile, lo ripeto, per me è insito in me, cioè non è possibile che questa città non possa esprimere dei ragazzi che non possano darci una mano. Noi abbiamo preso delle persone in cui cercheremo di far tutto per farle crescere, sarà compito di mister Rogai che allena la juniores, ma anche degli allenatori sotto. È la cosa importante che si lavori tutti uniti e tutti insieme. Poi vedremo, cioè io spero che questa mia pazzia, perché lo ripeto è una pazzia, porti comunque un risultato positivo e porti che qualcheduno veramente ci dia una mano dal punto di vista di tutti. Permettetemela una bis polemica contro qualcheduno che non ci sta aiutando. Io credo che anche l'amministrazione comunale, che vedo tutta schierata alla mia sinistra, giustamente... Cioè in questo momento anche il discorso dei campi che ancora non si riesce, c'è qualche cosettina che potremmo risolvere un attimino in fretta, perché credo è giustissimo pagare Dario Adino, io penso che sia giustissimo pagare e penso che sia giustissimo pagare, però il giusto. Chiedere un importo, secondo me al di fuori della logica, quando non viene dato alla FC Rieti solamente l'uso di un terreno in condizioni come tutti sanno che la scia è veramente, sta esalando l'ultimo respiro, io ritengo che bisognerebbe sedersi un attimino in meno questo periodo a valutare quello che sia la spesa che l'FC Rieti debba tirar fuori. Mi permetto di dire che non debba essere quella che il comune ci chiede, perché in questo momento tutte quante le spese le ha fatte il Rieti, come manutenzione, pulizia e tutto. Permettetemi un po' di polemica, però ecco, cercherei che anche qualcuno ci sia vicino in questo momento, perché se io faccio un piccolo calcolo matematico dell'importo che costa alla FC Rieti far giocare la prima squadra, allenare, parliamo delle partite dei campioni, la prima squadra e la juniores, faccio un calcolo veloce, dai 40 ai 50 mila euro, che per me mi sembra... Non tanto, tantissimo, non è che non voglio pagare, però voglio pagare quello io ritengo il giusto, cioè in questo momento la scia è in mano e gestita dalla FC Rieti, perché ha un custode, a chi pulisce il tutto, e non credo che sia giusto pagare quello che mi è stato chiesto. Allora Pierluigi. Ma io volevo rispondere tanto a Battisti, perché anche per far capire quello che, anche se poco, ma quello che praticamente sono state, diciamo, le mie direttive date al responsabile del nostro settore giovanile, che è Simone Onesti, proprio in virtù del lavoro che debbo fare quest'anno legato alla reatinità. Simone sa benissimo che io sarò presente spessissimo a vedere le partite del settore giovanile, sa benissimo che gli ho detto di farmi delle schede tecniche che poi io andrò a valutare, non solo visivamente per quello che andrò a vedere, ma anche per quello che poi sarà l'aspetto formale della scheda tecnica di ogni singolo calciatore del settore giovanile, che l'anno scorso mi diceva che era una scheda che sembra importante, ma alla fine sarà importante per notare quella che è la crescita di ogni singolo calciatore del settore giovanile in tutte le sue caratteristiche tecniche. Quindi Simone sa benissimo che io gli ho chiesto praticamente di fare questo aggiornamento ogni 6 mesi e non una volta l'anno,
perché poi andrò a valutare e valuteremo assieme all'allenatore quali sono i calciatori meritevoli di poter comunque cominciare ad apparire e a frequentare soprattutto gli ambienti di una prima squadra e quindi assumere l'esperienza giusta. Questo sarà il mio dovere, peraltro chiestomi dal presidente Curci, che farò nei confronti della città. E poi tengo a precisare, è normale che se noi riuscissimo comunque a creare un qualcosa che sia del tutto reatino, credo che il presidente Curci sia la prima persona non solo ad essere contento perché ha costruito un qualcosa che è tutto reatino, ma anche perché comunque agevolerebbe molto le casse della società. Bene, grazie. Intanto ci ha raggiunto il vicepresidente Mario Grillo, ma ci ha raggiunto da lungo tempo, era dietro le telecamere, non veniva per non disturbare, ma non disturbi mai. Stiamo parlando di reatinità. Mario Grillo, un reatino per antonomasia, vicepresidente, come mai ti sei avvicinato a questo sodalizio? Ma questo avvicinamento viene, diciamo così, tra virgolette, da lontano e poi si è concretizzato, diciamo così, con l'evento, diciamo, la base è stata fatta in occasione della festa qui organizzata per i 79 anni del calcio reatino. E da lì è nato, diciamo, quest'amore. L'amore che tu lo avevi, in definitiva. Diciamo, sei stato un giocatore di calcio? No, quindi. No, io non sono stato un giocatore di calcio. Giocavi centravanti, me lo ricordo perfettamente. Parliamo di avere giocato a calcio in tarda età, perché mi era proibito in tenera età. Senti, ma siete due, Riccardo Curci presidente e tu vicepresidente, volete aggiungere qualche altro reatino? Ci provate almeno? Ma io penso che non mi debbo ripetere, perché questo messaggio è stato più volte in occasioni diverse lanciato da me e non solo da me. Aspettiamo gli eventi, aspettiamo, forse vogliono vedere un po' che cosa questa Rieti, questa nuova compagine, diciamo, che cosa farà in futuro, vogliono vedere più da vicino. Riccardo, Mario, se non ricordo male, nel 1997 o giù di lì tu facevi parte dei 28 imprenditori che messi 24. Insieme con il presidente Nunzio Rucci poi, e tu avevi il compito di trovare gli sponsor e i tabelloni, e ne trovasti, se non ricordo male, 120, sbaglio? Sì, non dico 120 fatto, quest'anno, ma almeno ho fatto un bel lavoro. Mi riprometto di fare qualcosa anche in questa occasione. È chiaro che io ci metto tutta la mia buona volontà, dall'altra parte bisogna capire che cosa risponde, come rispondere la città, le aziende e non solo. E non so, il presidente Curci diceva vogliamo una mano ce la possiamo sicuramente cercare, tu sei uno che può. Sì, io ci metto già, ho preso contatti, non sono e non siamo partiti a livello proprio operativo, però i contatti ci sono già. Perfetto. Allora, dobbiamo rispondere un attimo, amministratori, a quello che diceva il presidente Riccardo Curci, perché mi sembra che sia stato abbastanza eloquente nel lamentare certe cose. No, sì, assolutamente. 50.000 euro sono davvero troppi. No, ma a parte questo, io con Riccardo ci siamo sentiti proprio quando si è presentato subito il problema, quindi in sostanza le lamentele sono, diciamo, anche per questa fase, soprattutto la prima fase della preparazione, sono assolutamente legittime, nel senso che è chiaro che nel momento in cui viene richiesto il pagamento di una tariffa, giustamente chi paga la tariffa poi pretende che tutti i servizi relativi alla gestione dell'impianto siano previsti e quindi ci siano. Però in questa fase, no, voi sapete tutti come noi stiamo gestendo, diciamo, un nuovo processo per quanto riguarda questi impianti, che sapete che a giorni dovrebbe chiudersi la questione della concessione del bando della concessione, appunto, dell'impianto in questione. Stiamo parlando di Scia Antistadio, e quindi chiaramente fra qualche giorno anche la problematica relativa alla gestione concreta di questo impianto sarà chiarita e potremo chiarirla sicuramente. Con riferimento però intanto alla utilizzazione
utilizzo che viene fatto. Io ripeto, ho segnalato questa la problematica chiaramente al dirigente competente e all'ufficio, in quanto ritengo che oggettivamente se un soggetto si fa carico di costi che devono essere, avrebbero dovuto essere sostenuti dall'ente in quanto previsti nella tariffa, ebbene quei costi sicuramente dovranno essere riconosciuti. Questo è chiaramente penso che sia un fatto assolutamente giusto, ma di giustizia anche legale, voglio dire. Quindi da questo punto di vista penso di poter rassicurare anche Riccardo da questo punto di vista, perché abbiamo, ripeto, la vicenda la conosco perché l'abbiamo seguita insieme. Per il futuro sicuramente, nel momento in cui l'impianto potrà essere gestito da soggetti privati, magari potrà essere anche più semplice armonizzare quelle che sono anche le esigenze della squadra. Perché? Perché laddove un ente non può derogare rispetto a una tariffa che viene imposta dal Consiglio Comunale e viene votata in Consiglio Comunale, sicuramente il privato ha una possibilità di ragionamento diversa. Quindi, in considerazione anche del fatto che quell'impianto serve molto alla squadra, è chiaro che potranno intervenire anche degli accordi che non posso, nei quali magari l'amministrazione potrà in qualche modo cercare di dare una mano, se vogliamo. Però io ripeto, tra privati è forse anche molto più semplice trovare, come dire, un accordo rispetto a quello che può essere un importo, anche penso forfettario, rispetto a, ripeto, un utilizzo che è importante. Questa mano, sindaco, gliela possiamo dare alla FC, alla neonata FC Rieti? Allo sport noi gliene vogliamo dare anche due. Come diceva Vincenzo, la prossima esternalizzazione della scia e dell'antistadio permetterà ai fruitori di quegli impianti di avere delle tariffe sicuramente agevolate. Per quanto ci riguarda, siamo disponibili a lavorare insieme all'FC Rieti, così come a tutte le società sportive della città, per innanzitutto razionalizzare l'utilizzo degli impianti, perché una parte importante delle spese delle società sono proprio legate all'utilizzo degli impianti sportivi, e poi dobbiamo lavorare, secondo me, affinché l'imprenditoria locale possa dare un contributo. Prima sia il Presidente che il Vicepresidente hanno fatto riferimento al loro impegno frutto di passione, anche di un pizzico di pazzia. Io credo che sia necessario davvero appellarci a tutti gli imprenditori, a tutte le persone facoltose di buona volontà che possono dare un contributo anche minimo in questa fase per coadiuvare l'attività del Presidente e del Vicepresidente. Noi quindi siamo assolutamente a disposizione, la presenza a qui nostra oggi in massa è anche testimonianza della vicinanza e dell'attenzione che l'amministrazione comunale presta per questa realtà e più in generale per lo sport cittadino. Siamo a completa disposizione, vogliamo costruire insieme alla società dei percorsi che insomma possano permettere all'FC Rieti di avere un futuro più solido. Quindi l'utilizzo degli impianti e la possibilità di avere anche dei sostegni indiretti da parte dell'amministrazione. Purtroppo la situazione che viviamo è una situazione nota a tutti. Nel passato, secondo me, si è esagerato con contributi pubblici che in qualche modo hanno anche drogato alcune realtà sportive, drogato insomma tra virgolette. Adesso purtroppo c'è l'eccesso inverso, che è però conseguenza del passato. Spesso diciamo con i nostri colleghi di amministrazione, noi stiamo ancora, siccome nel passato sono stati fatti tanti debiti, noi stiamo ancora pagando i contributi che 10, 5, 8 anni fa sono stati dati alle società sportive, quindi adesso non li possiamo dare perché stiamo ancora pagando quelli che sono stati dati nel passato alle società sportive, con dei bilanci che insomma erano gonfiati e che hanno determinato, purtroppo stanno determinando, un disagio vero e difficile da sopportare. Quindi piena disponibilità, pieno ascolto, consapevoli che c'è bisogno soprattutto
soprattutto in questo caso di dare una mano e di contribuire, soprattutto in questa fase di rilancio della realtà sportiva dell'FC Rieti. Io credo che questa operazione, come ho detto prima, della gestione all'esterno degli impianti sportivi possa permettere di ottenere un doppio risultato: diminuire le spese per l'amministrazione e migliorare la qualità degli impianti sportivi, e secondo me anche garantire tariffe più basse per le società, perché purtroppo questo è un fatto tutto italiano, ma un impianto sportivo, una struttura gestita dal pubblico costa molto di più di della stessa struttura gestita da un privato. Purtroppo questa è la crude e triste realtà, però anche sulla base di questo io credo che un rapporto di collaborazione con chi andrà a gestire scia e antistadio possa permettere anche all'FC Rieti di avere, come dire, un risparmio in questa voce di bilancio. Bene, siamo quasi in chiusura di questo speciale della FC Rieti, ma non possiamo dimenticare, Presidente Curci, ho iniziato con te, vorrei chiudere con te, la campagna abbonamenti. Come sta? Che cosa? Quando usciranno questi, allora, famosi abbonamenti? Noi siamo leggermente in ritardo per i problemi di stampa, cioè abbiamo deciso tutto quanto, e almeno non posso dirlo perché ci piacerebbe presentarlo un giorno in un modo molto, molto carino, il discorso dei nuovi abbinamenti. Posso dire che comunque è nostra idea di regalare 1000 young card ai ragazzini che vengono dalla scuola, che frequentano tutte le scuole sotto a 12 anni, questo per farli avvicinare al campo. Credo che per lunedì debba essere pronto tutto, per cui per la prima domenica in casa dovrebbe avere la possibilità di dare gli abbonamenti. Io spero che giovedì sera poter festeggiare insieme a Lupa, perché ci è stata fatta una richiesta di poter fare un'amichevole giovedì sera alle 20:30, anzi alle 20, credo 20:45, dopo domani con la Lupa, che questo è un modo per unire ancora queste due squadre, per far vedere l'amicizia che è fra queste due squadre, ma anche per presentare ufficialmente la nostra squadra e la squadra della Lupa alla città. Volevamo in quel momento poter dare e cominciare a poter vendere i primi abbonamenti, forse vedremo di dare qualche preabbonamento, però insomma ormai penso che sia, c'è da aspettare lunedì. Mi aspetto che ci sia un buon riscontro da parte dei tifosi, sia dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista di passione. C'è anche un abbonamento rosa, questo lo dico io. Sì, ci sarà il classico abbonamento per gli ultra, c'è l'abbonamento rosa, c'è l'abbonamento per gli over, c'è l'abbonamento per la tribuna, e ci sarà anche un abbonamento per le persone che vorranno dare un aiuto economico maggiore. Al momento della, ha annunciato l'amichevole, così tra virgolette, dovrebbe, con la Lupa, che dovrebbe, ecco, noi, è stata fatta una richiesta al comune per poter effettuare l'amichevole. E infatti ho visto gli assessori che hanno guardato un attimino così, perché bisognerà pure accendere i fari dello stadio, il che è tutto dire. Faremo un modo di convincere. Io ho detto, c'è una richiesta ufficiale, per cui credo, no, da parte della Lupa, di poter fare questa amichevole. Su questa avevo dura. Per insaltare l'amicizia. Ci proveremo, no? Però se il sindaco ci riesce, io sono contentissimo. Bene, con questo interrogativo ci lasciamo. Questo speciale qui da Piazza Antonietta dell'Asso Sporting Club, messo a disposizione da Sergio Battisti, è stata una chiacchierata così tra amici, amministratori e FC Rieti. E l'appuntamento è per tutti voi telespettatori, è di andare al Manlio Scovigno quando? Sabato 12, penso, perché domenica 13 dovrebbe essere la data concomitante con il meeting. C'è una cosa, che per nel caso in cui c'è concomitanza è la Lupa che deve spostare la partita. Federale, questo è certo, ma a livello logistico, dal momento che c'è anche il meeting a Rieti, in occasione di quella data di solito la FC Rieti ha sempre chiesto l'anticipo, quindi probabilmente fare anticipo, ecco, quindi probabilmente vedremo, si giocherà, questo lavoreremo, il 12, ecco, questo è l'appuntamento, vi vogliamo tutti allo stadio. Non ricordo i nomi perché sono tantissimi, ma c'è un parterre veramente eccezionale. Appuntamento alle prossime trasmissioni. Buonasera.